In questo video parleremo del silenzio punitivo e dell'impatto che esso può avere quando lo si subisce in età infantile. In un video precedente abbiamo parlato di traumi relazionali e dell'impatto che questi possono avere sullo sviluppo identitario dell'individuo. Infatti i traumi relazionali sono quelle esperienze ripetute all'interno delle relazioni primarie che plasmano la costruzione dell'immagine di sé. Tra i traumi relazionali, o altrimenti detti traumi con la T minuscola, ve ne sono alcuni che balzano all'occhio immediatamente. Le continue critiche, svalutazioni, le umiliazioni, la trascuratezza emotiva o fisica. Questa tipologia di traumi è evidente, ma vi sono altri traumi relazionali, altre dinamiche che si possono instaurare tra il bambino e il caregiver che passano quasi più in secondo piano, che sono difficilmente identificabili anche da chi le subisce. Sono dinamiche relazionali disfunzionali che non fanno tanto rumore, ma che lasciano ugualmente ferite profonde. Questo è il caso del silenzio punitivo. Adesso andremo ad approfondire che cosa si intende con silenzio punitivo e il suo impatto. Abbiamo detto che il silenzio punitivo spesso è scarsamente riconosciuto anche da chi l'ha subito in prima persona. Infatti, spesso all'interno della stanza di terapia non emerge subito come dinamica, non viene riportata, ma quando si costruisce il clima familiare, mattoncino dopo mattoncino, a volte capita che qualche persona dica: ah sì, quando io e mia mamma avevamo un conflitto, poi lei non mi parlava più, piuttosto che: sì, se facevo qualcosa di sbagliato o prendevo un brutto voto, mio papà non mi rivolgeva la parola, faceva come se io non esistessi, o frasi similari. Insomma, in tutte queste occasioni quello che sta esercitando il genitore è la punizione del silenzio. Cosa comporta questo, ma soprattutto come può manifestarsi? Partiamo prima da questo. Che forme può assumere il silenzio punitivo? Un genitore può smettere completamente di parlare al figlio. Quando si dice tenere il muso, ma proprio del non rivolgere nemmeno una parola al bambino. Agire come se lui non esistesse. In altri casi il genitore può rispondere a monosillabi al figlio, ad esempio: mamma, ma ho fatto qualcosa di male, dovresti saperlo. Mamma, ma c'è qualcosa che non va? Sì, mamma o papà. Oppure utilizzare delle frasi brevi e prettamente centrate sul corretto funzionamento della routine quotidiana. Lavati i denti, c'è da apparecchiare. Quindi in realtà frasi che non riguardano il vissuto del bambino, non danno spazio per chiarimenti e soprattutto escludono totalmente la parte emotiva, il mondo emotivo del bambino e anche dell'adulto. Cosa succede a un bambino che subisce da parte di una figura di riferimento il silenzio punitivo? Allora, per comprendere meglio che cosa sperimenta il bambino, dobbiamo riagganciarci ancora una volta alla teoria dell'attaccamento di Bowlby. Bowlby sostiene che l'attaccamento sia un bisogno naturale e innato. Ognuno di noi, fin dalla nascita, è stato orientato a costruire delle relazioni stabili con degli adulti di riferimento che fossero in grado di fornire calore, supporto, attenzioni. Cosa succede? Se un adulto è in grado di sintonizzarsi sul bambino e rispondere ai suoi bisogni, il bambino non solo vede soddisfatte le sue necessità, ad esempio fisiche e materiali, quindi ad esempio il bisogno di venire alimentato, di venire coperto, di essere protetto, ma vede soddisfatti anche i suoi bisogni emotivi ed affettivi,
e soprattutto interiorizza l'altro come una persona attenta a lui. Cosa significa questo? Significa che il bambino impara che lui esiste, cioè se l'altro mi vede, se l'altro è attento alle mie emozioni, al mio mondo interno, allora vuol dire che io esisto come persona e soprattutto che io sono una persona di valore, che sono degna di amore, che valgo. Quando un genitore interrompe bruscamente la comunicazione col figlio, quindi attua la punizione del silenzio, il bambino è totalmente disorientato. Perde innanzitutto il suo punto di riferimento principale, la sua base sicura, ma in secondo luogo sperimenta quella sensazione terrifica di non esistere. Cioè, chi si dovrebbe prendere cura di me neanche mi vede, quindi io non esisto o comunque io non ho alcuna importanza come persona, come essere umano, io non sono minimamente degno di amore. Tutto questo provoca una profonda sofferenza nel bambino. Tra l'altro ricordiamoci che il bambino riesce a regolare le sue emozioni, i suoi vissuti soverchianti grazie all'adulto. Quindi in quel momento il bambino si trova completamente solo con un dolore enorme da gestire, perché l'adulto, che è quello che non gli parla, non è assolutamente disponibile ad aiutarlo a riconoscere cosa sta succedendo e a gestire le sue emozioni. Anzi, è proprio l'adulto a generare questo vissuto terrifico nel bambino. Ad un certo punto, quindi, è inevitabile che emergano delle emozioni molto forti per il bambino, delle emozioni di vergogna, di colpa. Ma allora sono io che non vado bene, ho sbagliato, sono in qualche modo difettoso se chi dovrebbe prendersi cura di me neanche mi guarda. Oltre alla colpa e alla vergogna emerge l'impotenza. Come faccio a rimediare? Non ho gli strumenti, è l'adulto che dovrebbe insegnarmeli. E quindi ecco che il bambino si sente schiacciato, inizia magari a chiedere scusa al genitore, inizia magari a protestare perché può arrivare anche frustrazione e rabbia, ma in realtà quello che colpisce più il bambino è la tristezza insieme alla colpa e alla vergogna. Cos'è un altro nodo importante rispetto al silenzio punitivo? È che il genitore in quel momento sta perdendo un'occasione per essere un modello positivo per il figlio. Cioè, perde la possibilità di far capire al figlio, far sperimentare al figlio che all'interno di una relazione è normale che ci siano dei conflitti, che ci siano delle rotture nella sintonia, ma che si può riparare in modo costruttivo, dialogando, esprimendosi, magari prendendosi anche un time out nel momento in cui si è arrabbiato, ma poi riallacciandosi al discorso e chiarendosi. Invece, in questo caso, la responsabilità della riparazione grava tutta sulle spalle del figlio, che si sente quindi ancora più schiacciato e ancora più impotente. Non solo, ma in questo modo il genitore rischia di fornire un modello disfunzionale al bambino, che potrebbe imparare a reagire allo stesso modo di fronte ai conflitti o a confronti che sperimenta poi al di fuori della famiglia. Quindi il bambino impara che di fronte a un disaccordo, a una delusione, ci si ritira emotivamente, ci si ritira proprio dalla possibilità di comunicare. E tutto questo è indubbio che possa avere degli effetti anche molto importanti nelle relazioni dell'età adulta, perché questi bimbi possono imparare due cose: come abbiamo detto, agire nello stesso modo, quindi nel momento in cui da adulto avrò un conflitto con delle figure per me significative, mi ritirerò totalmente a livello emotivo dalla relazione, non scriverò, non farò il tentativo di chiamare per chiarire, negherò qualsiasi possibilità di confronto e di dialogo. Questo per controllare
e o punire la persona che ha deluso piuttosto che era in disaccordo, come del resto ha imparato nel corso dell'infanzia, perché il bambino ha imparato questo. In altre situazioni il bambino impara che non vanno espresse le proprie opinioni, i propri desideri, i propri bisogni, le proprie emozioni. Perché? Perché il bambino è naturalmente portato a mantenere la relazione con le figure di riferimento. Quindi, in maniera praticamente automatica e inconsapevole, agisce in modo da garantirsi la vicinanza con il caregiver. Quindi un bambino che è esposto alla punizione del silenzio impara che la prossima volta è meglio non solo non deludere le aspettative, ma neanche esprimere le proprie emozioni di frustrazione, di rabbia, piuttosto che le proprie opinioni, perché queste potrebbero generare rabbia nell'altro e portare a un deterioramento della relazione. Quindi, da adulto, potrebbe continuare a reiterare questo comportamento tendendo a sottomettersi agli altri, tendendo a mettere i suoi bisogni in secondo piano per mettere prima i desideri, le emozioni e le necessità degli altri. Quindi diventerà un adulto che, pur di evitare il conflitto, arriverà a sacrificare aspetti importanti di sé. Qualsiasi che sia, diciamo, la strategia adottata poi in età adulta, quello che è importante fare è riconoscere che lì sotto c'è una parte bambina che si sente profondamente indegna, di scarso valore, profondamente non meritevole di amore. E quindi riconoscere quella parte bambina, riconoscere i suoi vissuti, rende possibile l'adottare, il risignificare quello che è successo in un'ottica più adulta, andando così a sciogliere quella sofferenza rimasta in qualche modo congelata all'interno delle reti della persona. Quello che è importante è che spesso questa ferita non solo non viene riconosciuta, ma viene anche sminuita da chi l'ha subita. Tanto è vero che spesso si tende a dire: vabbè, sì, non mi parlavano, però non mi toccavano neanche con un dito. Ecco, no, è importante riconoscere che il silenzio punitivo può infliggere una ferita molto profonda nell'emotività e nel benessere psicologico di una persona. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella in modo da rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E questo per noi è davvero molto importante, perché uno degli obiettivi di Interapia è proprio quello di diffondere conoscenza scientifica in campo psicologico. Io sono Verdiana Valagussa, psicologa e psicoterapeuta del Centro Interapia, lavoro presso le sedi di Saronno e di Legnano. Buona giornata.